canale YouTube di Luigi Gaudio. L'Eneide tra mito e storia. Allora, indubbiamente, quando parliamo dell'Eneide, c'è di mezzo un mito, giusto? Qualcosa di leggendario. E qui non ci sono dubbi, no? Tuttavia, ci sono anche degli elementi storici e noi cercheremo di capire in che senso. E quindi lo stesso Virgilio concepisce la sua opera come un'opera di epica mitologica, ma anche di epica storica, perché dovete sapere che l'epica che c'era a Roma prima di lui era stata soprattutto un'epica storica. Cioè, come abbiamo spiegato la volta scorsa, Nevio aveva scritto un poema sulla guerra punica, mentre Ennio aveva scritto un poema in cui narrava anno per anno gli annales, diciamo così, tutta la storia di Roma. È una cosa normale per i latini mescolare storia e leggenda, nel senso che loro quando parlavano, poi lo vedremo anche nell'ora prossima, quando parlavano dei loro primi secoli, eccetera, mescolavano spesso elementi leggendari. Si fa fatica, insomma, a distinguere tante volte tra l'uno e l'altro. Quindi attenzione, quindi, che è vero che ci sono soprattutto elementi leggendari, senz'altro, ma comunque le imprese di Enea rappresentano anche la preistoria della città di Roma, gli albori di quella che sarebbe diventata la più grande civiltà del Mediterraneo. Loro avevano questa pretesa e questa intenzione, e lo stesso Virgilio ha questa intenzione, di scrivere anche qualcosa di storico, che alla base della grandezza di Roma ci sia appunto lo stesso Enea, un grande eroe. Ecco quindi perché c'è stata la gens Iulia, perché c'era Iulo, che era figlio di Enea, insomma ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Enea sarebbe il progenitore quindi di Roma, della grandezza romana, della discendenza, che ha condotto anche fino a Cesare, fino a Ottaviano, eccetera. Quindi, secondo i romani, non c'era uno stacco netto fra la preistoria e la storia. Loro vedevano appunto anche i personaggi storici, per loro erano storici, abbiamo visto anche la volta scorsa, anche Romolo, come una diretta continuazione di Enea, di Anchise, di Enea e di Iulo. Ecco, mettendo Enea alle origini della città, della discendenza di Roma, evidentemente Virgilio unisce il destino di Roma a quello di Troia, nel senso che Troia era stata una delle città più ricche, più famose, più importanti dell'antichità e più celebrate, perché comunque, anche se perde la guerra, sicuramente il poema epico dell'Iliade celebra la grandezza di questa città. Ebbene, Roma ha la pretesa di essere una nuova grande città di Troia, quindi di essere la continuazione. Enea non è solo il padre dei Romani, è anche il lontano capostipite della gens Iulia, e si chiamano quindi Giulio Cesare e Giulio Cesare Ottaviano Augusto, i due grandi uomini che hanno segnato il tempo di Virgilio e che hanno reso ancora più grande Roma, espandendone i confini, con Giulio Cesare verso la Gallia, ad esempio, e non solo, e con Ottaviano Augusto anche verso l'Oriente, ai confini, si può dire, del mondo conosciuto. Tutto il mondo è stato pacificato, ordinato, organizzato da Roma, grazie anche alle imprese militari di questi, Giulio Cesare e Giulio Cesare Ottaviano Augusto, che sono i discendenti di Enea. Ecco perché sono dei grandi condottieri, perché sono discendenti di Enea. E questo ha anche un grande valore, nel senso che Enea, abbiamo già detto, è figlio di Venere, e così Virgilio chiama il figlio di Enea non con il nome Ascanio, che era il nome del mito greco, insomma, ma Iulo, appunto per dare ancora più nobiltà a questa gens Iulia. L'ora prossima spiegheremo che cos'è una gens, no? Una specie di famiglia allargata. E così l'albero genealogico, l'abbiamo già visto anche la volta scorsa, no? Conduce proprio da Venere direttamente fino ad Augusto, passando attraverso Enea, Iulo,
Romolo Remo e infine Giulio Cesare. È chiaro quindi che era importante che questo poema fosse diffuso, perché in questo modo veniva esaltata la famiglia dell'imperatore, la famiglia di Augusto, la famiglia del Princeps. Princeps, come vedremo, studiamo in storia, vuol dire il primo del Senato. Bene, è evidente quindi che Virgilio si pone in perfetta sintonia con l'imperatore e con la sua propaganda. Ecco, la propaganda politica di Augusto era incentrata tutto sulla pace. Roma ha conquistato tutto il mondo, si può dire, e l'ha pacificato. Adesso io, Augusto dice, adesso io vengo a portare la pace dopo tanti decenni di guerre civili, di combattimenti interni fra romani. La stessa ideologia che ha lo stesso Virgilio. Anche Virgilio è esasperato dalle guerre, lui ha subito insomma l'espropriazione della terra. Per arrivare a questa grandezza bisogna passare attraverso il sacrificio. Enea sacrifica in modo particolare se stesso, le sue ambizioni, le sue aspirazioni, anche i suoi affetti, perché comunque deve seguire il destino e deve seguire quello che il destino, quindi che gli dèi vogliono. Per riportare l'età dell'oro nel mondo è necessario passare attraverso sacrificio, la sofferenza, però il futuro è illuminato da questa grande speranza, no? che possa arrivare, che possa, si possa portare finalmente la pace in tutto quanto il mondo. Ecco, Enea è un personaggio molto, molto complesso e diverso dagli eroi che abbiamo visto nei poemi precedenti. Achille era il grande condottiero, violento, crudele, adirato, quindi facile all'ira, che abbiamo visto appunto nell'Iliade. Un uomo tutto d'un pezzo che non ha alcun tentennamento. Solamente nel caso dell'incontro con Priamo riconosce la veneranda età di Priamo e gli restituisce il cadavere di Ettore. Odisseo, Ulisse, è l'eroe astuto, curioso, eccetera. Ebbene, anche Enea è un grande eroe, un grande guerriero, però ha spesso dei ripensamenti, ha dei momenti in cui sembrano vacillare perfino le sue certezze, è talmente colpito dalla sorte e dal destino che certe volte dubita che gli dèi gli siano ancora vicini. Perché? Perché in sostanza quello che fa lui non l'ha deciso, non l'ha scelto lui, ma l'ha scelto il fato, il destino al posto suo, e lui non fa altro che a consentire a questo disegno del destino. E tutto sommato però è anche un personaggio molto sofferente e molto al proprio interno diviso tra quelli che sono i grandi futuri destini dell'avvenire, eccetera, ma quelli che sono anche i grandi dolori e sofferenze del passato, le mancanze, le perdite. Ha perso la moglie Creusa, poi si è innamorato di un'altra donna, l'ha dovuta lasciare, abbandonare, lei si è suicidata, Didone, ha perso il padre Anchise, eccetera. Queste cose rimangono nel suo cuore e lo condizionano, lo tormentano, malgrado tutte le grandi promesse, insomma, che sembra prospettare l'avvenire. Lui, tutto sommato, è costretto ad affrontare questa missione, a portare questi penati, cioè queste divinità, lo spiegheremo anche nell'ora successiva, vedete? Proprio epica e storia sono collegate, vanno avanti in modo parallelo. Sono gli dei protettori della patria. Li porta dalla città di Troia per lasciarli in una nuova città che fonderà nel Lazio e che chiamerà Lavinio, in onore della moglie Lavinia, la sua nuova moglie, la donna latina che lui sposerà, chiamerà questa nuova città Lavinio. E lì saranno posti i penati e queste divinità, queste statuette che lui ha portato sin dalla città di Troia. Ma non è una cosa che ha scelto lui, è stato costretto
a questo. Tutto sommato, ancora il suo cuore rimane legato a quella patria che ha dovuto abbandonare per forza, perché è stata distrutta dai nemici, dai greci. Il suo cuore addirittura in certi momenti possiamo perfino sospettare è ancora con Didone, perché si è innamorato di questa donna e pensava finalmente di aver finito di peregrinare, di vagare per tutto quanto il mare Mediterraneo, potersi fermare, posare finalmente, con tra l'altro una città già in costruzione, non doveva costruirla da zero, da capo, no? Con una bellissima regina. Niente, gli dei non hanno voluto così, abbiamo già detto la volta scorsa, Mercurio, per volere di Giove, su suggerimento di Venere anche, vuole che Enea riparta, prenda nuovamente il mare, di nuovo tanti pericoli, travagli, sofferenze. Italiam non sponte sequor, io cerco l'Italia non per mia volontà, dice Enea nel corso del quarto libro, proprio quando sta parlando con Didone, e dice, guarda Didone, senti, io non voglio andare in Italia perché l'ho deciso io, non ho deciso io di lasciarti, di abbandonarti. E allora addirittura noi potremmo chiederci, ma questo è davvero un eroe o è per caso invece un antieroe? Cioè uno che dimostra una certa debolezza, insomma una certa esitazione. Potremmo chiederci addirittura questo. E questo è quello che hanno ipotizzato anche alcuni studiosi. Infatti lui comunque è segnato dall'esilio, dal distacco della patria. E questo sicuramente rende comunque questo personaggio un personaggio anche più moderno, più vicino a noi, perché noi siamo così, spesso abbiamo dei dubbi, spesso abbiamo delle incertezze. Allora quei personaggi tutto d'un pezzo che abbiamo visto nei poemi che abbiamo letto l'anno scorso non corrispondono alla complessità del nostro animo e quindi accade spesso anche a noi che le nostre certezze vacillino un po'. Ecco quindi cosa ci rende molto più vicino Enea? È un poema molto più moderno l'Eneide rispetto a quelli di Omero. Un'altra cosa che caratterizza Enea è la pietas. Spesso viene chiamato, definito pius. Ecco, questo è un termine che in latino non indicava solamente pio devoto nei confronti degli dei, ma anche nei confronti degli uomini, no? Quindi il rispetto che lui ha nei confronti di tutti quanti. Certamente comunque c'è anche un aspetto religioso, nel senso che lui per esempio quando va in Tracia e sa che il dio del luogo è Marte, sacrifica al dio Marte, oppure quando va negli inferi sacrifica agli dei inferi, sicuramente. Però è qualcosa di complesso, insomma, non è che pietas si può dire la pietà, no? La compassione, no, assolutamente. Cioè, vuol dire obbedire al volere divino, dimostrare amore e rispetto per tutte quante le tradizioni dei popoli che va a conoscere, ma vuol dire anche, dicevamo, rispetto per gli uomini. Insomma, è qui indicato anche come deve comportarsi un uomo. Enea diventa un modello di comportamento umano. Quali sono gli altri personaggi che si trovano nell'Eneide oltre al protagonista? Didone, che è una donna allora tormentata. Perché? Perché ha perso il marito, Sicheo, che è stato ucciso in patria, quindi in Fenicia. Quindi lei è stata costretta a scappare dalla Fenicia. È andata quindi a fondare la città di Cartagine. Aveva promesso fedeltà al cenere di Sicheo, cioè vuol dire aveva promesso fedeltà al marito morto. Era una vedova, aveva promesso di non sposare più nessun altro. Allora Didone, stavamo dicendo che proclama fedeltà al marito e quando ci sono dei re africani che le propongono di sposarsi, insomma, le propongono un matrimonio, lei dice sempre di no. Ora però che cosa succede? Succede che arriva a Cartagine un eroe bello, ammirabile, coraggioso, eccetera, e lei sente i segni, riconosce i segni dell'antica fiamma, cioè riconosce di provare per questo eroe, per Enea,
lo stesso sentimento di amore che lei aveva provato per Sicheo a suo tempo. E non riesce a frenare questo sentimento. Vorrebbe frenarlo, ma di fatto è più forte di lei, no? E la sorella le dice, ma senti, ma lasciati andare un pochettino. Oh, noi non abbiamo mica bisogno qua di un re, sai com'è? Quando si fonda una città è sempre necessario che ci sia un uomo, e non è sufficiente una donna, una regina. Quindi tu hai bisogno proprio di un marito. E quindi dai, lasciati andare. Lei si lascia andare. Abbiamo già detto la volta scorsa cosa succede lì nella caverna mentre c'è un temporale, eccetera, eccetera. E poi subito dopo cosa succede? Succede che Enea se ne deve andare perché qualcuno, il messaggero degli dei, gli ha chiesto di andare via, di andare a volgere le vele nuovamente verso l'Italia. Lei di fronte a questo muore di dolore e si toglie proprio la vita. Prima è furibonda, arrabbiata, e c'era su con Enea perché l'ha tradito in sostanza, l'ha tradita, e poi si toglie la vita. Ma in generale comunque questo poema è un poema in cui prevalgono il dolore, la sofferenza, è il poema, alcuni l'hanno definito il poema dei vinti, non dei vincitori, ma è dei vinti. Anzitutto lo stesso Enea è un vinto, giusto, perché se è un troiano è un vinto per costituzione, perché la sua città è stata distrutta. Poi abbiamo detto Didone, no? Che è stata vinta, sconfitta, costretta anche lei ad andare in esilio come Enea e poi abbandonata anche dallo stesso Enea. Creusa, la moglie di Enea, vinta, sconfitta, e durante la notte in cui i greci hanno assaltato la città, perde la vita. Euríalo e Niso sono due grandi amici troiani che mentre Enea è a cercare delle alleanze, perché nella seconda parte dell'Eneide si svolge una guerra fra troiani e latini, lo stavamo dicendo, ricordate? Ecco, mentre è a cercare alleanze, Euríalo e Niso, due guerrieri troiani, due giovani amici, fanno una sortita notturna per andare ad avvisarlo che ormai sono accerchiati e sono assediati dai latini e dai rutuli e perdono la vita. Quindi altri vinti, Euríalo e Niso. Poi ancora sono vinti i latini, sconfitti dai troiani. Quindi Lauso, per esempio, perde la vita, o Camilla. Poi gli alleati dei troiani, come Pallante, che è un guerriero arcade, amico di Enea, che perde la vita, anche lui, no? Quindi sono molti i personaggi che vengono sconfitti. È evidente quindi che Virgilio guarda la realtà comunque con un fondo di amarezza, di desolazione, di dolore. E questo l'abbiamo già sottolineato. È una cifra particolare che non c'era assolutamente nei poemi omerici, no? Questa amarezza di fondo, questo dubbio, questa esitazione di fondo. Le divinità. Ecco, mentre le divinità erano molto presenti nell'Iliade, vi ricordate che addirittura partecipavano alle battaglie, eccetera, diciamo che le divinità sì, ci sono, ma sullo sfondo nell'Eneide, sono meno presenti, occupano uno spazio ridotto, se non per esempio per far partire l'azione. Ecco, le divinità sono importanti nell'incipit dell'azione, nell'input dell'azione. Ad esempio, proprio abbiamo detto che l'Eneide incomincia con la tempesta, responsabile di questa tempesta è Giunone, che chiede a Eolo di scatenare i venti, e così la tempesta sballotta le navi dei troiani, no? Oppure in altri casi, come abbiamo detto, quando c'è il temporale che costringe poi Enea e Didone a ricoverarsi in una grotta, in una capanna, dove consumano il loro amore, eccetera. Giove è il garante del volere del fato. Abbiamo già detto la volta scorsa che Giunone ostacola Enea, mentre invece Venere è la sua aiutante principale. Sì, ci sono ancora i concili degli dei, cioè le assemblee degli dei, c'è ancora l'invio dei messaggeri come Mercurio, non solo. Anche Iride, no? Oppure ci sono delle armi indistruttibili, cioè ci sono dei topoi letterari, ci sono delle parti narrative
che sono un po' riprese ad esempio dall'Odissea o dall'Iliade, no? Vi ricordate ad esempio che nell'Iliade a un certo punto Achille si trova senza armi perché Patroclo è stato ucciso e Ettore ha preso le sue armi, che erano quelle di Achille, e allora chiede al dio Efesto di, cioè insomma il dio Efesto Vulcano costruisce nu nuove armi per Achille. E poi Vulcano, che è appunto il nome latino di Efesto, farà la stessa cosa per Enea. Quindi c'è un richiamo alla tradizione omerica, ma ci sono anche delle novità. Per esempio, i latini personificano per esempio la fama. Per i latini la fama è un mostro alato e la fama ricorre più volte nel poema. Per esempio, quando diffonde la notizia che Enea e Didone si sono uniti in matrimonio. E allora a questo punto gli altri re africani che erano stati respinti da Didone si arrabbiano tantissimo perché dice: come? Non ha voluto sposare noi e poi adesso invece si unisce con un altro straniero. Oppure compare in altri momenti ancora la fama, verso la fine del poema. E poi ci sono divinità autoctone, divinità che non possono esserci nel Pantheon greco, perché sono divinità tipicamente latine, come Fauno, che è una divinità dei boschi, una divinità tipicamente silvestre, una divinità latina, agreste, che è un profeta. Oppure come il dio del fiume Tevere, il dio Tiberino, che compare a un certo punto, parla proprio direttamente ad Enea quando lui percorre il corso del fiume Tevere. Ecco, riflettiamo e quindi vediamo di sistematizzare la nostra conoscenza delle divinità così come appaiono nell'Eneide. Tra parentesi, il nome greco di queste divinità. Ovviamente, però, noi le troviamo nell'Eneide col nome latino, quindi Giove, non più Zeus, marito di Giunone, non più Era, è sovrano degli dèi. Vigila affinché si compia il volere del fato. E la missione di Enea abbia un esito felice. E quindi arbitro degli eventi, quando Venere appunto chiede a Giove di intervenire, ad esempio nel primo libro, perché lo vede sballottato dalla tempesta, Giove non solo interviene, ma rincuora e tranquillizza Venere dicendole che Enea avrà una grandissima discendenza, quindi è vero che adesso sta sopportando grandi dolori, grandi sofferenze, ma lui e la sua discendenza avranno un grande futuro. E poi ancora interviene a favore di Enea e cercando di tenere a bada invece la moglie Giunone, che invece è così astiosa, così risentita contro i troiani. Giunone, ecco, dicevamo la principale nemica, oppositrice di Enea. E la vedremo subito, insomma, nei primi versi comparirà e ci sarà spiegato il motivo per cui ce l'ha su così tanto con Enea. Lo ripetiamo per la prima volta adesso, ma poi dopo lo approfondiremo. Ce l'ha su con Enea, per esempio, perché i discendenti di Enea, cioè i romani, sconfiggeranno i discendenti di Didone, cioè i cartaginesi. Per i cartaginesi la divinità principale era una divinità femminile, sì? Ma perché ce l'ha con lui? Cioè, non è ancora successo perché lo sconfiggeranno. Certo, infatti è una cosa tutta ipotetica. Di per sé, infatti, lo sottolineeremo, Enea non ha fatto niente direttamente a Giunone, eppure lei ce l'ha con lui. Lo vedremo prossima volta, quando leggeremo la Protasi, cioè vedremo che insomma Enea anzitutto è un troiano e Giunone non può vedere i troiani. L'abbiamo visto questo sin dall'Iliade, che era contraria insomma ai troiani. E poi insomma tutto quello che fanno i troiani, che hanno fatto i troiani in generale e i romani poi, perché i cartaginesi, ecco, a dire la verità, avevano come divinità principale un'altra dea che si chiamava Astarte. Però i romani, quando sconfissero i cartaginesi e videro il tempio di Astarte, dissero: ma questa non è Astarte, questa è Giunone. Nel senso che i romani, tutte le volte che andavano presso un popolo, lo conquistavano, eccetera, assimilavano le divinità del popolo nel Pantheon romano
Allora dico, non c'è neanche bisogno di inserire questa nuova divinità, questa è proprio Giunone. E quindi dicevano, i cartaginesi hanno come divinità principale Giunone. I cartaginesi sono stati sconfitti dai romani e quindi Giunone, vedete, è una cosa un po' contorta, no? Ma è perché questo poema, come abbiamo già detto sin dall'inizio della spiegazione di oggi, è un poema in cui c'è dentro anche la storia romana, non solo la leggenda. Venere, Afrodite è la mamma di Enea, quindi sicuramente dea della bellezza e dell'amore, sicuramente fa di tutto per aiutare suo figlio. E anche Cupido, che è il figlio di Venere, l'Eros greco, aiuta la madre, aiuta Enea, ad esempio, inducendo in Didone un sentimento di benevolenza nei confronti di Enea. Apollo, anche qui un ruolo fondamentale, il dio degli oracoli, quello che dice che Enea deve seguire la grande madre, no? Ma ripeto, poi la grande madre si rivelerà l'Italia, insomma, e non Creta o la Tracia. Mercurio Hermes, abbiamo già detto, il messaggero degli dèi, che è quello che dice, interviene dicendo a Enea qual è la sua missione. Vulcano, il fabbro degli dèi, è quello che forgerà, insomma, le armi con cui Enea affronterà, sconfiggerà Turno e così terminerà l'Eneide con la morte di Turno. Plutone e Proserpina sono invece le divinità che reggono l'oltretomba, nel quale andrà appunto Enea, verrà raccontato questo nel sesto libro. La discesa nell'oltretomba, come dicono i greci, katabasi, quindi discesa. Quindi, pur senza intervenire poi direttamente nell'azione scenica, vengono citati e menzionati anche Marte, che è il dio della guerra, abbiamo già detto, cui sacrifica per esempio Enea quando giunge sulle coste della Tracia, o Minerva, dea della guerra e dea della sapienza. Quali sono le tematiche, di questo poema? Anzitutto il viaggio che in un certo senso, ieri dicevamo, era un ritorno alle origini, no? Una sorta di nostos, o l'altra volta spiegavamo questa cosa qua. Ma dobbiamo ammettere che è anche una fuga, no? Perché la città di Troia è in fiamme e i troiani sono costretti a scappare. Ecco quindi che c'è questo dramma fondamentale. Mentre Ulisse e i suoi compagni sanno dove devono arrivare, cioè devono tornare in patria, devono tornare a Itaca. Invece Enea e i troiani non sanno dove devono giungere, quindi certe volte vagano senza una meta certa. Ecco questo che, anche questo rende sicuramente quest'opera, il poema epico, qualcosa di molto moderno, un dramma moderno. Provate a pensare, ad esempio, per attualizzare, provate a pensare ai profughi che partono dal loro paese e sanno quindi che devono scappare dal loro paese. Più delle volte, oggi come oggi, perché non hanno mezzi, risorse nel paese di origine, ma non sanno cosa troveranno e qual è la loro meta. Sanno solamente che devono andare via, no? Ma non sanno cosa succederà e dove andranno a finire. Ecco, una cosa che differenzia moltissimo Enea rispetto ad Achille, un po' anche a Ulisse, è il fatto che lui si sente costretto certe volte a uccidere. Non vorrebbe uccidere. Ad esempio, a un certo punto è costretto a uccidere Lauso, che è un guerriero latino che gli si pone di fronte, perché dice troppo giovane, non vorrebbe uccidere, ma le circostanze vogliono che ci sia la guerra. Lui non vuole, non ama la guerra. Contrario esatto di Achille e di tutti gli altri eroi dell'Iliade che vogliono la guerra, perché la guerra è l'unico modo per dimostrare il loro eroismo, il loro coraggio. Invece nell'Eneide assolutamente no, l'Enea non vorrebbe combattere, ma è costretto dalle circostanze. Persino nel caso di Turno, cioè dell'eroe che deve uccidere alla fine del poema, dice un po' costretto, in un certo senso dice a Turno, guarda che non ti sto ammazzando io, ma è Pallante attraverso la mia mano che ti ammazza, perché tu hai ucciso Pallante e quindi io non sto facendo altro se non vendicarlo, vendicare Pallante. Altri video didattici su a tutta scuola.com.